Quanto costa trasferirsi a Milano? In questo video il mio obiettivo è parlare più in generale di quali sono i costi che si devono affrontare per trasferirsi a Milano. Innanzitutto, per trasferirsi a Milano, la prima cosa che consideriamo e dove andare ad abitare. Se siamo fortunati e abbiamo già un posto dove abitare, diciamo questa parte la dobbiamo saltare, però se non abbiamo, diciamo, una casa, un appoggio a Milano, dobbiamo considerare il fatto che dobbiamo pagare un affitto. Parliamo appunto più in generale degli affitti. Comincio nel dire che trovare un affitto a Milano sta diventando veramente difficile. Questo perché in questo momento storico tante persone si stanno trasferendo a Milano e quindi c'è tanta richiesta. E dobbiamo considerare il fatto che per trovare un affitto buono, vantaggioso, ci vuole del tempo e in più dobbiamo essere anche un po' fortunati. Intanto il mio consiglio principale è quello di cercare nei vari siti di immobiliare e in più un altro consiglio che mi sento di darvi è quello di cercare nei gruppi Facebook. Veramente ce ne sono tantissimi dove appunto ogni giorno caricano nuove offerte di affitto e quindi il mio consiglio, se volete trasferirvi, è quello di cercare casa con largo anticipo. Specialmente se siete studenti e dovete trasferirvi per l'università a Milano, cercateli veramente con largo anticipo, perché specialmente nei periodi in cui appunto tutti i ragazzi devono andare all'università, trovare un affitto decente è veramente difficile. E siate preparati a dover stare lì attaccati ai gruppi Facebook, ai siti di immobiliare, perché è praticamente una battaglia, cioè dovete veramente essere super attenti, super pronti a contattare, chiamare, chiedere, perché solo così veramente si può riuscire a trovare un affitto decente, perché appunto c'è tanta competizione. Adesso parliamo un attimo delle varie soluzioni che possiamo avere come affitti. Intanto ci tengo a specificare che il costo effettivo di un affitto dipende da vari fattori, come ad esempio la zona e ad esempio la vicinanza dal centro, o magari la vicinanza metropolitana, mezzi pubblici o magari altri servizi. Quindi ci sono vari fattori che influenzano il prezzo del nostro affitto. Chiaramente se si cerca un affitto nelle zone più centrali costerà molto di più rispetto ad una zona periferica. Però la cosa buona comunque di Milano è che, essendo ben collegata con i mezzi pubblici, anche abitare in una zona più lontana dal centro non è troppo un problema, perché essendo ben collegata appunto ci si può muovere con grande facilità e quindi abitare anche lontani dal centro o comunque in una zona più periferica non è troppo un problema. Adesso parliamo più nel dettaglio dei costi e le varie soluzioni che possiamo avere come affitto. La prima soluzione di cui voglio parlarvi è la stanza singola, che in media costa dai 450 ai 520 euro al mese. La stanza singola ha un'alta domanda ed essendoci ovviamente un'offerta limitata, dobbiamo capire che il prezzo varia molto e in base ai periodi dell'anno o come va il mercato possiamo pagare una stanza singola meno o più. Quindi il prezzo in media è variabile perché appunto il mercato è molto competitivo, ci sono tante persone che appunto ricercano la stanza singola. Un'altra soluzione interessante è la stanza doppia, che in media costa 425 euro al mese, ovviamente da dividere in due. Però ovviamente ci sono dei contro, come il fatto che magari la persona che abbiamo in stanza non la conosciamo, magari ci possiamo trovare male, eccetera. Però ovviamente è una soluzione molto economica che possiamo considerare. Ora voglio parlarvi un attimo di un'altra tipologia di soluzione, magari per chi ha un budget più alto, come ad esempio il monolocale, che in media viene a costare 612 euro al mese. Invece una soluzione molto interessante è il bilocale, che in media costa 838 euro al mese. E perché dico che è una soluzione molto interessante? Perché se magari siete studenti o comunque in generale dovete trasferirvi assieme a un'altra persona, il mio consiglio è di considerare il fatto di prendere magari un bilocale in due, e comunque in media viene 838 al mese, se fate diviso due più o meno viene come una stanza singola. Semplicemente se magari avete una persona che conoscete che si deve pure trasferire a Milano, già avete un vantaggio perché conoscete già il vostro coinquilino e magari vi potete trovare meglio. Perché c'è anche da considerare, se magari prendete una stanza singola o una doppia, non conoscete bene il vostro coinquilino, magari vi potete trovare malissimo e magari poi dovete cambiare casa. Già conoscere da prima il proprio coinquilino è un gran vantaggio. Questa, diciamo, un attimo una panoramica generale dei vari affitti e delle varie soluzioni che possiamo trovare a Milano. Vi consiglio di guardare l'articolo che vi metto in descrizione perché è molto interessante e vi dà una panoramica e vi fa vedere in maniera più specifica
quali sono le zone più costose e magari dove è più conveniente prendere casa in affitto. Quindi adesso, dopo questa panoramica sui vari costi in media degli affitti, parliamo un attimo delle utenze, ossia dei costi mensili che dobbiamo affrontare per vivere effettivamente nella casa, quindi la bolletta della luce, del gas, l'acqua. Per le utenze classiche consideriamo un ammontare di circa 100 euro al mese. Ovviamente questa cifra può essere un po' più alta, un po' più bassa, vi dico appunto 100 euro al mese così avete un'idea generale. E poi, se magari volete avere internet e il telefono, dobbiamo considerare dai 30 ai 50 euro al mese in più. Il costo è variabile perché magari dipende dalla vostra offerta, dalla compagnia che scegliete, eccetera. Ovviamente dobbiamo anche considerare che se magari scegliete di vivere con più persone, i costi delle utenze vanno divisi e quindi vi viene a costare molto meno rispetto magari a una persona che vive da solo. Ok, adesso, dopo aver dato una panoramica generale sul costo per abitare a Milano, adesso parliamo dei trasporti. Essendo una città molto grande, dobbiamo spostarci per tutta la città. Approfondiamo il discorso sui mezzi pubblici. I mezzi pubblici principali, quelli appunto statali, vengono gestiti dall'ATM. Un biglietto per appunto usufruire di questi mezzi pubblici, come ad esempio la metropolitana, il tram, i vari bus, costa 2 euro per una corsa da 90 minuti. E se pensate che una corsa andata e ritorno vi può costare 4 euro, vi conviene un attimo considerare la soluzione degli abbonamenti. In più, la cosa molto interessante è che ci sono diverse soluzioni di abbonamenti in base a varie caratteristiche come il reddito, l'età, eccetera. Quindi ci sono veramente tante soluzioni. Vi consiglio di magari controllare più nel dettaglio il sito dell'ATM, perché magari il vostro status vi fa rientrare in delle fasce di agevolazione. Quindi, parlando di abbonamenti, voglio parlare dell'agevolazione veramente interessante per gli under 26. Infatti, per gli under 26 l'abbonamento annuale costa 200 euro, che diviso per 12 fa poco più di 16 euro. In più, se considerate che un'andata e un ritorno appunto costa 4 euro, se fate più di 4 corse al mese, considerate assolutamente l'idea di fare un abbonamento, perché per gli under 26 c'è una grandissima agevolazione. E poi, se magari non si rientra in delle fasce particolari per avere delle agevolazioni, l'abbonamento base classico urbano costa 330 euro all'anno. Però la cosa interessante di questo abbonamento è che si può rateizzare. Infatti si può benissimo rateizzare per 12 mesi e pagarlo 27,50 euro al mese. Dal mio punto di vista, penso che se consideriate il fatto di trasferirvi a Milano, dovete anche considerare l'idea di fare un abbonamento, perché a meno di casi particolari vi conviene farlo, perché risparmiate parecchi soldi. Ok, adesso, dopo questa panoramica generale sui trasporti, parliamo un attimo del costo del cibo. Ovviamente un modo per risparmiare sul cibo è quello di andare a fare la spesa e cucinare a casa. Io personalmente, poi, come supermercato, vi consiglio di andare all'Esselunga. Questo perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, trovate comunque sempre anche tante offerte e magari, non lo so, trovate qualcosa in offerta di lunga conservazione o qualche prodotto, ne fate grande scorta e nel lungo periodo potete anche risparmiare parecchi soldi. Forse uno dei più grandi problemi però dell'Esselunga è che molto spesso, almeno quelli principali, sono molto affollati. E quindi, se magari considerate di andare a fare la spesa, specialmente negli orari di punta, bisogna considerare che magari si può perdere più tempo del previsto. Inoltre, io ho già fatto un video dedicato interamente sulla spesa, dove parlo di come sfruttare gli sconti, di qualche consiglio per risparmiare sulla spesa e tanto altro. Se volete approfondire nel particolare questa tematica, vi lascio il link al video qui in alto nelle schede o in descrizione. Ok, allora adesso parliamo dei costi, però ovviamente ci tengo a dire che il cibo è un qualcosa di molto soggettivo, quindi dipende dalle nostre disponibilità economiche, dai nostri gusti, dalle nostre esigenze, quindi non posso darvi un ammontare preciso di quanto effettivamente costa fare la spesa, perché questo dipende molto da noi. Però quello che posso darvi è un attimo il mio punto di vista da studente fuori sede e magari vi può servire come cifre indicative. E vi posso dire che durante tutto questo tempo di permanenza a Milano, per ora sto spendendo in media 40-45 euro a spesa. Io poi cerco di fare una spesa a settimana e di appunto cucinare, mangiare con tutto quello che compro in una spesa. E questo, diciamo, lo faccio per evitare di andare più volte al supermercato. Per darvi un attimo un'idea di quanto si potrebbe spendere, considerate
all'incirca 200 euro al mese. Dopo aver parlato di quanto costa effettivamente fare la spesa, parliamo un attimo invece del mangiare fuori e del costo effettivo magari dei locali, perché anche personalmente non è che mangio tutte le volte a casa. Milano è una città costosa, lo sappiamo tutti, però vi posso anche dire che in ogni caso Milano è una grande città. C'è tanta concorrenza e c'è anche tanta scelta di locali e ristoranti. Quindi magari possiamo avere dei locali in cui spendiamo veramente poco, prezzi convenienti, vantaggiosi, magari mangiamo pure abbastanza bene, ma possiamo anche trovare dei locali super lussuosi, super costosi, che costano veramente tanto. La scelta dei locali e dei ristoranti dove andare è chiaramente una scelta soggettiva, questo appunto dipende anche dalle nostre disponibilità economiche. Però essendoci tanta scelta vi assicuro che anche con pochi soldi si può mangiare abbastanza bene. Chiaramente il mio obiettivo in questo video è stato di dare una panoramica generale sui costi principali, quindi affitto, vivere, trasporti e cibo. Ed è chiaro che ci sono tantissimi altri costi da considerare, però quelli sono molto soggettivi e voglio affrontarli in video più specifici e dedicati. Il mio obiettivo per questo video era semplicemente dare una panoramica generale. Se magari vi va di approfondire tutto questo argomento, vi lascio la playlist linkata in descrizione, qua in alto nelle schede, così potete effettivamente approfondire questa tematica. Se siete nuovi del canale vi chiedo di considerare l'iscrizione, così evitate assolutamente di perdervi contenuti nuovi e interessanti. Detto questo, vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video, io vi saluto e ci vediamo prossima settimana con un nuovo video.